2000 la 40esima è stata l'edizione dei record. Ben 1982, il riferimento all'anno in cui tutto è iniziato, le uova della maxi frittata. Nelle due giornate migliaia anche i visitatori, in molti dalle regioni limitrofe. Nel solco di chi ha avuto l'intuizione iniziale, siamo riusciti a far crescere di livello la manifestazione, ci dice Andrea Di Meo, vicepresidente dell'associazione Montis Aquilis. Noi abbiamo raccolto solamente il testimone di quanto è stato fatto nel passato, riuscendo a, diciamo, a portare la sagra a un livello un po' più ampio. Vengono turisti essenzialmente anche da tutto il centro Italia, sud Italia, oltre che dal Molise. Insomma, la regina, la maxi frittata, che quest'anno appunto è stata fatta da 1982 uova, attira sempre e riesce comunque a unire anche il paese in un certo senso. Siamo con la signora Adele, una che qui a Montaquila di frittata se ne intende. E come? Questa è la regina di Montaquila, la frittatuna grande. E poi si fanno tutte le altre frittatine di 50, 40 uova, 60, 70 uova. A mano si fanno altre frittatine per fare la sfilata. Tutti partecipano? Tutti i partecipanti. Il paese partecipa e vengono da fuori, da Napoli, da Roma, da tutte le parti. Siamo al cospetto di Sua Maestà la frittata, naturalmente in fase di preparazione. Noi in precedenza abbiamo tagliato tutti gli ingredienti, che sono prosciutto, pancetta, salsiccia del posto e poi cipolla, code d'aglio e un'erbetta tipica del posto che è la nipitella. E niente, adesso stiamo nella fase iniziale dove stiamo girando in attesa che si inizi a formare la pasta dell'uovo. Già si sente un buon odore però. Sì, anche noi qui che siamo a girare sentiamo un odore gradevole. Parafrasando e giocando con lo slogan di una pubblicità del passato, per fare una grande frittata ci vuole un grande mestolo. Man mano che l'impasto solidifica, lo sforzo aumenta. Sarà sempre lei qui a fare questo lavoro oppure qualcuno le darà una mano? No, siamo a rotazione, ci diamo il cambio, ogni 5-10 minuti ci diamo il cambio. Adesso è più facile perché ancora non sta, come si dice, si sta amalgamando bene. Poi quando si comincia a amalgamare bene bisogna lavorarci di più, quindi il cambio avviene più spesso. La protagonista principale naturalmente, oltre alla birra, è la Sua Maestà la frittata. No, sicuramente non è la birra ed è sicuramente la frittata. Tradizione di questo paese e ci stanno i maestri chef che la cucinano per noi e noi fra poco la degusteremo con gioia. Siamo con Joseph e i suoi amici. Joseph, ti piace la frittata di Montaquila? Sì, mi piace. Sì. È molto buona? Sì, è molto buona. In questa piazza, grazie alla sagra della frittata, è una bella occasione per stare insieme, giovani e meno giovani. Certo, sì, sicuramente è un'occasione veramente bella perché molto spesso nei paesi succede che in molti se ne vanno, soprattutto noi giovani, e quindi almeno un'occasione appunto per stare insieme e per ritrovarci finalmente tutti quanti insieme. Uniti dalla frittata. Sì, è vero. Una curiosità a carattere, diciamo così, tra virgolette, storico. Perché a Montaquila c'è questa festa? Perché la tradizione della frittata è così importante? La tradizione della frittata innanzitutto è tipica di Montaquila, ma è tipica anche di tutta l'Alta Valle del Volturno, di tutti i paesi. A Montaquila siamo stati capaci a saperla, diciamo, valorizzare e appunto a creare un contorno a questo piatto tipico della tradizione.